bentornati allo Spillante Canale Nice Superstar. In questo video, prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo e che sto amando. Cioè, obiettivamente, da una parte ho fatto bene ad acquistare e fanno quello che promettono e lavorano bene. Tutte le fasce di prezzo, perché non ci facciamo mancare niente. Parto con una tripletta, tre patch occhi che funzionano, mi piacciono, sono facili da trovare. Sono ritornati nella mia vita di Tolly Moly. Chi ricorda Tolly Moly? Mamma mia, che cosa veramente inizi 2000. Scusa un attimo, Elisabettina, io vorrei fare un video. Mi fai fare un video? E poi giochiamo con la pallina. Ma poi tipo oggi pomeriggio, non poi ora. Dicevo, qualche anno fa era molto in voga il brand Tolly Moly, che veniva distribuito da Sephora. Adesso li trovo all'OBS con molta facilità. Piccolo suggerimento per questi patch occhi: meglio tenerli in frigo per un po'. Loro vanno messi in frigo, anche gli altri, attenzione, ma loro in particolare vanno messi in frigo. Guarda, parola di portatrice di occhiaie genetiche, perché io non ho le occhiaie solo perché magari non dormo bene, non sto molto bene. Io ci nacqui con le occhiaie, ragazzi. Ci sono nata, neonata con le occhiaie. Seconda della tripletta, Giada. Questi in particolare sono effetto rimpolpante e liftante. Sì, l'effetto che ottengo quando li rimuovo è quello liftante. Questi in particolare li uso in abbinato con un prodotto che adesso ti mostro, sempre di Giada, che funziona alla grande, costa pochissimo ed è un super wow. Comunque, sì, effetto liftante veramente. Il terzo della tripletta, non spendo più di tanto perché ne ho parlato veramente all'infinito, sono quelli, i patch occhi caffeina di Astra, costano poco, funzionano, non dico più niente perché ultimamente ne sto parlando veramente tantissimo, ma perché mi piacciono, li continuo a comprare a rotazione perché li trovo con facilità all'OBS. Parentesi, tutti e tre presi allo OBS. Ti dicevo, sempre di Giada, amore per lei. Maschera contorno occhi, collagene vegetale, caffeina. Si tiene in posa 10-15 minuti e si rimuove. L'ho comprata per curiosità, non posso farne a meno. La utilizzo sia così, esattamente per come te l'ho descritta, quindi la stendo e poi la rimuovo, sia in abbinata con i patch occhi. Ti mostro questi di Giada così siamo con lo stesso brand, e ti dico che in realtà questa combo qui è una combo pazzesca. Ti faccio un bel primo piano. Esiste anche la maschera labbra che non ho acquistato, ho preferito prendere contorno occhi perché io ho questa leggerissima fissa per il contorno occhi, essendo nata con le occhiaie, quindi cerco sempre dei prodotti che possono un pochettino aiutarmi. Ma ragazzi, ma è fantastica questa maschera, ti serve, costa poco. Allora, io la sto facendo fuori perché sento che è decisamente più leggera, si trova all'OBS, costa meno di 10 euro, fa assolutamente quello che promette, perché se vai sul sito di Giada e leggi le caratteristiche tu dici wow, tutte queste cose in un tubettino così piccolo, sì, ce la fa, ci riesce. Peraltro, quando la rimuovo, truccarmi è ancora più facile, nel senso che riesce a idratare talmente tanto bene la parte da far scivolare meglio il correttore, e il correttore non fa tutte le crepette. I correttori, per adesso che fa freddo, tendono a seccarsi tanto e poi l'effetto è molto brutto in viso, quanto vale non truccarsi, dico io, comunque per come sono io. Dopo aver esteso questa con il contorno occhi, quello condizio sine qua non, il contorno occhi lo metto sempre, funziona. È una coccola, ma al di là della coccola funziona. Mi verrebbe quasi da dirti ti serve, costa pure poco. Sempre l'OBS, che mi ha dato grandi soddisfazioni in questo periodo l'OBS, ho preso di Ice Professional by Natura Siberica Refresh My Scalp Peeling. Il beccuccio ci suggerisce già da principio che è un prodotto che va distribuito sulla cute, quindi ci aiuta a distribuirlo sulla cute, poi va massaggiato in questo modo molto, molto semplicemente, nel modo più uniforme possibile, e poi si risciacqua. Io amo moltissimo i prodotti che vanno massaggiati in cute, gli scrub, i peeling, perché la sensazione di pulizia poi è veramente profonda. Parentesi, avevo messo da parte tempo fa uno shampoo Pantene, non ricordavo perché l'avevo messo da parte, l'ho ritirato fuori, ho detto vabbè, finiamolo, mi sono ricordata perché l'avevo messo da parte, mi ha provocato una fortissima irritazione. Ora, passata quell'irritazione, sentivo la cute un po' strana.
Infatti non l'ho comprato tanto per proviamo un prodotto nuovo, l'ho comprato proprio perché sentivo la cute un po' strana quando asciugavo i capelli e anche con i capelli asciutti. Devo dire che la sensazione di pulizia che dà questo prodotto è fantastica. Non lo paragono a prodotti un po' più costosi tipo la Zartig. La Zartig è altissima categoria, decisamente più su. La Zartig si trova online o presso presente le farmacie che hanno un reparto cosmetico e hanno dei cosmetici che hanno il loro costo. Ok, quelli, quei posti lì. Il peeling di La Sartig, per quanto mi riguarda, è il migliore in assoluto, quello è qualcosa di pazzesco. Lui come versione low cost funziona, sta facendo il suo lavoro. Non amo particolarmente la profumazione, però è la formulazione che determina questa profumazione. In ogni caso poi svanisce molto, molto velocemente. OVS, anche lui. OVS mi dà grandi soddisfazioni. Avrei notato il verde alle mie mani? Bene, è il nuovo verde della collezione Odyssey. Odyssey? Odissea, in italiano. Oh, mamma mia, come si dice? Panico. Il nuovo verde della collezione Manicurist. In un video dove parlo di prodotti che amo, straconsiglio e che utilizzo con costanza, non posso che inserire i prodotti Manicurist. Questa è la nuova collezione Manicurist. È una collezione che si ispira all'era spaziale degli anni 60. Che figata! Tendenzialmente, quello che potrebbe rappresentarmi di più è lui, Shell, che ha un bellissimo color conchiglia, trasversale, va bene tutto l'anno. Questo è uno di quei colori che secondo me va bene sempre. L'ho provato, è stupendo con tre passate, è meraviglioso, di una delicatezza, di una finezza veramente incredibile, come praticamente tutti i colori Manucurist. Hanno sempre quel tocco di eleganza che io amo di questo brand. Ma ti dicevo, se questo poteva essere il colore che poteva rappresentarmi di questa collezione, in realtà sono innamorata persa di questo color avocado che si chiama Jade. Lo trovo stupendo, peraltro mi abbino perfettamente alla carta da parati, non so se... È bellissimo! Peraltro, due passate colore pieno. Infatti, non ho dato la terza, cosa che solitamente faccio. Favoloso. L'ultimo dei tre della nuova collezione si chiama Shimmer, polvere di stelle. È brillantissimo, super luminoso. Un doré bronze. Perché amo così tanto Manucurist e lo utilizzo ormai da tanto tempo, tanto da averli definitivamente sostituiti con qualsiasi altro prodotto? Da una parte perché è facilissimo da utilizzare e il kit con la lampada che trovi sul sito è assolutamente efficace. Dall'altra parte io adoro la rimozione di questo prodotto. Non è la prima volta che parlo di Manucurist, sia qui che su Instagram, perché è un prodotto e una routine che utilizzo. Però salto sempre la parte delle pinzette. Oggi voglio parlarti di queste pinzette perché nella loro semplicità sono efficacissime. Nel senso, l'azienda mi ha omaggiato di un refill del solvente che avevo finito. Ti dicevo, in rimozione conviene utilizzare le pinzette e non fare impacchi con la carta stagnola. Ti spiego subito perché. Impieghi più tempo a prendere la carta stagnola, strappare la carta stagnola, fare l'impacco con la carta stagnola che utilizzare le pinzette. Al di là del fatto che sono molto più pratiche, però la rimozione è talmente tanto veloce e delicata che con le pinzette impieghi la metà della metà della metà del tempo che fare impacchi. Sono così sicura di quello che dico perché io ho fatto la prova. Tra l'altro nel kit, oltre a poter scegliere un colore, sono comprese. Ho cronometrato, nella loro semplicità fanno assolutamente la differenza. Ma tutto il protocollo Manucurist è molto facile, molto pratico, molto veloce, ma quello che io osservo è la formulazione, è la velocità estrema con la quale io rimuovo il semipermanente. Bellissima collezione, come sono bellissime le altre collezioni. Lo dico anche in questa occasione, se vuoi un nude carinissimo, delicatissimo, molto fine, molto elegante, Hortensia. Te lo scrivo nel box info. Nel box info trovi anche un link, l'azienda ci ha fornito un codice sconto. Andiamo avanti. Questo non l'ho comprato, mi è stato omaggiato ed è lui. Quando finirà lo ricomprerò esattamente come altri prodotti. Me li mandano, io poi me li compro o li compro a qualcun altro, tipo mamma lo devi provare. Allora, Brow Gel 90% Natural di Astra. È
è un gel trasparente per le sopracciglia. Cosa mi piace di questo gel? Che nella sua semplicità è efficace e rende molto elastiche e naturali le sopracciglia. In abbinata con la matita della stessa linea, te lo metti, non si muove. Regge un'ora di CrossFit? Nì. Dipende quanto io sudo quel giorno, più che altro. Però l'idea è messo sotto sforzo all'infinito, però in realtà no, regge, fa un effetto molto naturale, molto elastico, invisibile all'occhio, cioè non si vede che hai messo un gel per sopracciglia, è delicatissimo. Cosa osservo io anche? La facilità nel portarlo via quando mi strucco. Si strucca subito, cosa che non posso dire di altri prodotti per sopracciglia che a volte devo fare lo shampoo alle sopracciglia, dico io, ce n'è uno in particolare, poi magari durante se me lo ricordo, perché io devo fare un video sui bocciati e a proposito di unghie devo mettere nei bocciati un prodotto che mi ha rovinato le unghie, perché so che è quel prodotto lì, perché l'unica cosa che ho cambiato è quando ho sospeso l'utilizzo perché mi è venuto il dubbio, ma non è che è questo. La situazione è nettamente migliorata, quindi devo metterlo tra i bocciati, me lo dimentico sempre. Così come dovevo mettere tra i finiti la boccettina vuota di questo, me lo dimentico sempre. Quindi se me lo ricordo, metto questo gel per sopracciglia, per dire, quando lo uso devo fare lo shampoo alle sopracciglia. Nel senso che proprio devo lavare le sopracciglia. Lui invece viene via tranquillamente. Doppia detersione, viene via. Favoloso. SVR, il prodotto mi è stato omaggiato. SVR. È una garanzia per quanto mi riguarda. Ampolle Idra, vitamina B3 più acido ialuronico, lo utilizzo come booster, quindi lo tampono sul viso prima di procedere con la skincare. È presente questa ampollina piccolina? È potentissima. Il brand SVR, chiedo scusa per la pronuncia, non mi delude mai. Io ho fatto tutta l'estate con i solari, la protezione 50 sul viso, fantastica, l'ho amata, tanto che ne ho parlato spesso, ma perché obiettivamente quando si parla di protezione 50 a volte sono un po' pesanti sul viso e mi danno fastidio, ma quello di SVR zero. Infatti l'ho spammato dappertutto perché dicevo, se cercate una protezione 50 facile da sostenere, questa io la sostengo, e cioè beh, veramente io sono intollerante, a me danno fastidio pure gli orecchini d'estate, per dirti. Idratazione leggera ed efficace, non posso assolutamente che dirne bene. Faceva parte di un kit, in realtà c'erano pure altri due prodotti, era un kit tipo un cofanetto natalizio dove c'erano altri due prodotti. C'è anche una crema con vitamina C, che è una crema molto strutturata, molto pesante, che infatti utilizzo la sera a casa prima di andare a dormire, perché quella avrei un po' di difficoltà a reggerla durante la giornata, ma anche quella merita. Ma non è in questo video perché, per la mia esperienza, non va messa in questo video la crema del kit. Questa ampolla però sì, assolutamente, perché l'idratazione che fornisce è evidente e senti mentre tamponi il prodotto la pelle molto fresca, molto idratata, fantastica. Ultimo prodotto che mostro, spendo due parole perché ho dedicato un intero video a questo accessorio, perché mi piace, ma andava argomentato, quindi ho preferito fare un video proprio dedicato a parte, questa spazzola che ho acquistato da Acquestapone, che mi sta meravigliando perché è molto pratica, molto veloce, fa tutto quello che promette in confezione, lo fa, ha solo una pecca. I capelli non sono particolarmente luminosi, ma perché è di plastica, ci sta. Lo tenevo in conto, sinceramente, non mi aspettavo che mi desse pure tutta sta gran brillantezza. Però è una spazzola che consente di asciugare in modo decisamente più rapido i capelli e quindi di tenerli pochissimo sotto stress da calore. Funziona. Tutto quello che è scritto in confezione funziona. Ti lascio una scheda informativa, non mi ricordo se qui o qui, dove approfondisco l'argomento su questa spazzola, perché funziona. Io l'ho trovata da Acquestapone. Mi state dicendo che è sold out. Io non o riforniscono da Acquestapone o chi vende Franprovo. L'avevo detto che era di Franprovo, no? Lo dico adesso, è una spazzola di Franprovo. O riforniscono da Acquestapone gli stand Franprovo o la trovi online.
E questa era diciamo la prima parte, le cose che io prendo istintivamente senza pensarci tantissimo e che utilizzo con frequenza nell'ultimo periodo, che sono gli ultimi acquisti, in particolar modo i perciocchi. Io li amo i perciocchi, li amo tantissimo, e tutti i prodotti che riguardano il contorno occhi, perché detesto le mie occhiaie, io non mi piacciono, sai. Se potessi farle sparire, le farei sparire volentieri. Le odio, non ti posso fare niente. Dice: sì, ma fanno parte di te. Sì, ok, sono contenta, però resta il fatto che le odio. Spero che questo mio video ti sia piaciuto. Trovi tutto in info box. Ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!